ultimi anni siamo diventati tutti più bravi a smaltire la spazzatura. Però questa mattina non voglio proporti una riflessione ecologica. Infatti non voglio parlarti dei rifiuti. Anzi, il mio obiettivo è tutt'altro. Ogni giorno per strada incontro persone che alla minima occasione partono a mille come delle molle tirate al massimo. Inveiscono con parolacce e torpiloqui. E c'è qualcuno che è pronto a fare a botte per la cosa più sciocca. Come delle molle scattano al primo contatto. Sono sicuro che questa non è un'esperienza soltanto mia. La verità è che siamo circondati da persone che sono piene di frustrazioni, delusioni e insoddisfazioni. Vanno in giro come dei camion pieni di rifiuti e alla minima occasione sono pronti a scaricare tutto quello che hanno dentro. C'è un brano del Vangelo dove Gesù dice queste parole: la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Ahimè, purtroppo sono tanti coloro che hanno un cuore pieno di amarezze e di cose brutte. Io spero che tu che mi stai ascoltando non vai in giro come un camion dei rifiuti, anzi voglio incoraggiarti insieme a me ad essere quella persona che può cambiare il corso della giornata a qualcuna di queste persone. Il libro dei Proverbi suggerisce: la preoccupazione nel cuore dell'uomo l'abbatte, ma una buona parola lo rallegra. Caro amico, oggi, uscendo o in questo momento, la prima persona che incroci, offrigli un sorriso. Basterà poco per incoraggiare qualcuno a prendere la vita dal verso giusto. Forse aiuteremo a smaltire i rifiuti di qualcuno. E ricorda, è poca cosa quel che siamo, ma possiamo fare tanto, un poco ciascuno. Basta un piccolo sorriso.